effettuare nuove ricerche dei resti di Guerrina Piscaglia. Sarebbe questa la richiesta del commissario straordinario per le persone scomparse, Vittorio Piscitelli, arrivata alla prefettura di Arezzo. Il commissario, figura istituzionale in seno al Ministero dell'Interno, avrebbe in sostanza richiesto alla prefettura di prendere in considerazione l'effettuazione di nuove ricerche mirate con cani specializzati nella ricerca di cadaveri dei resti della casalinga di Caraffello, ovviamente raccordandosi con l'autorità giudiziaria dal momento che c'è un processo in corso. Per quanto riguarda le ricerche di una persona scomparsa, io credo che sia giusto effettuarle in ogni modo, in ogni ambito a 360 gradi. Dal punto di vista processuale ho le mie riserve, nel senso che il commissario straordinario per le persone scomparse, a distanza di oltre 2 anni dalla scomparsa di Guerrina, si fa sentire con questa iniziativa. Mi chiedo dove sia stato fino ad oggi. Per quanto riguarda l'ipotesi, almeno così letta sui giornali, l'ipotesi di sollecitare il pubblico ministero o la Corte d'Assise per assumere provvedimenti tesi all'effettuazione di questa ricerca, devo dire che fino ad oggi il procura del Tribunale ha sempre sostenuto di aver effettuato tutte le ricerche possibili e di averle fatte in maniera molto minuziosa. Oggi, se prendesse delle iniziative tese ad approfondire le ricerche, dimostrerebbe il contrario, e cioè che non vi è certezza della morte di Guerrina. Anche qualora si ritrovasse Guerrina morta, riteniamo con assoluta certezza che gli elementi che emergerebbero da un attento esame non consentirebbero di individuare una responsabilità in capo a Padre Graziano.